le proprie emozioni teneramente a questo articolo della composizione. Qui, carissimi amici, veramente per presentare questa sera un libro direi molto particolare, perché parlerà di musica e quindi penso che ci toccherà nell'intimo un po' tutti. Io sono veramente contento intanto questa sera di essere qui, perché sono stato invitato da amici e questa sera mi trovo proprio tra amici. La cosa bella e appassionante di questo libro, che ho letto subito non appena mi è stato regalato, è che ho trovato tantissime cose che mi appartengono e che ho vissuto anche nella mia vita. Tra l'altro, insomma, il maestro lo può anche confermare, ci conosciamo da anni e sono sempre stato partecipe di molti eventi musicali. Vero è che questo libro, con un salto temporale, partendo dal maestro Pietro Floridia, partirebbe dagli anni 20, poi fu un salto temporale agli anni 40, e dagli anni 40-2000 si parla di tutti quei grandi fenomeni spontanei musicali che hanno letteralmente invaso la nostra città. Una città quindi ricca di cultura, una città ricca di propositi musicali che sono stati creati da giovani che chiaramente all'epoca seguivano un po' tutte le mode, dal beat, se volete, c'era anche la moda dell'abbigliamento, dei capelli lunghi, dei pantaloni a zampa d'elefante, eccetera, eccetera, ma c'era chiaramente la voglia di fare una melodia, proporre le proprie capacità musicali a questa città, partendo dal pop, andando al rock, andando al funky, una città che ha avuto una cultura musicale ampia, perché se pensate che a partire dagli anni 40 il son si suonava anche nelle barberie e quindi dove si andava a fare la barba, dove si facevano i capelli, ma che poi si suonava e si cantava anche per le strade. Pensate, un nome tra tutti, Pietro Guarrasi, conosciuto come Pietro Cofrischietto. Io da ragazzino ho avuto la grande fortuna di assistere anche alle suonate di questi personaggi. Ho un altro che molti conoscevano come Nele Sgaccia, ma Scivoletto, che poi in effetti era un bravissimo e pieno di doti musicista. Beh, insomma, sono tante le cose comprese in questo libro, è veramente una storia appassionante che va letta. Credetemi, io non so in che tempi siete abituati a leggere un libro, ma sono più di 200 pagine e sicuramente si leggono tutto in un fiato, in maniera molto veloce, perché è un tuffo veramente nella nostra. Sì. Sì, e io volevo confermare che in effetti la musica è espressione della società e quindi tutto quanto abbiamo vissuto al mondo, tutti i vari generi musicali, è uno spaccato di quanto è avvenuto socialmente. Ora mi vado a sedere e lascio. Sì, maestro, io so che però Rosario, conosciuto come Sara Pensano e Francesco Roccato, era un'epoca, è stato un periodo che invece un periodo che aveva quel quid magicus, cioè quel qualcosa di magico che chiaramente, come dicevo poc'anzi, riusciva a rapire gli animi, i sentimenti delle persone. Beh, comunque c'è un testimonial d'eccellenza per quanto riguarda questo libro che tutti conoscerete, tutti avrete sentito parlare dei Pooh, ed è Roby Facchinetti, insomma leader di questo gruppo in discorso. Roby Facchinetti che ha scritto nella prefazione, quando mi hanno invitato a scrivere la prefazione di questo libro, ho detto di sì solo ad una condizione, che questo libro magari riuscisse a colpirmi il cuore. Così è stato e così lui ha fatto la prefazione. C'è un filmato pronto, Come? È pronto il filmato di Roby Facchinetti? Poi mi fate magari cenno, sì, perfetto, è pronto. E allora lo vediamo, perché questi sono i saluti che Roby Facchinetti fa non solo agli autori del libro, ma a tutti noi qui presenti.
Aspetta. Accendendo. Devo tenere il formato. Quanto impatto? Se mi fate cento di sì che pronto io continuo. Vabbè, allora continuo, intanto mi scuso per questo intoppo tecnico in ogni caso, ma adesso lo vedremo. Vabbè, una cosa molto importante, molto bella, e comunque è pronto. Intanto io vorrei ringraziare anche l'amministrazione questa sera che ci ha dato il piacere, insomma, abbracciata in maniera molto felice per questa iniziativa, e vorrei non solo ringraziare voi che siete qui in rappresentanza dell'amministrazione, vedo i primi arrivanti, vedo anche la nostra capo del consiglio, no? Ignoto, e poi insomma vorrei ringraziare veramente il sindaco, ma vorrei ringraziare anche l'assessore alla cultura. Speriamo, non so se verranno più tardi, se saranno qui oppure no, ma poi mi fate cenno di sì, verranno, perfetto, così avremo anche una loro breve testimonianza. E allora poi vorrei ringraziare anche l'editore, il professore Orazio Coscina, presente, buonasera professore. Allora, intanto per il filmato siamo pronti, c'è un intoppo tecnico, va bene, allora chiamiamo qui sul palco invece allora un illustre personaggio che ho avuto il piacere di conoscere ormai da tanti anni, e dicevo una storia musicale che parte, se vogliamo, dagli anni 20 con Pietro Floridia, ma anche qualcuno data chiaramente in maniera inequivocabile antecedente, e quindi stiamo parlando anche del 1800, ma ci parlerà nei dettagli di questa grande cultura musicale anche il professore Barone, che questa sera, intanto, ecco, salite tutti sul palco, perfetto, accomodatevi, siamo qui e chiaramente benvenuto, sarò organizzato. E Francesco Croccaro, non diamo dei nominativi, avevano efficienze, quindi non parliamo né di dottorati, non parliamo. Eravamo emozionati, nessuno voleva salire. Infatti, allora chi parla per primo? Alzi le mani, chi vuole parlare per primo? Faccio visto che c'è il micro Francesco. Intanto saluto tutti e vi ringrazio di essere stati così numerosi in questo appuntamento che peraltro non avevo preventivato mai nella mia vita di fare il 2 di luglio, ma da adesso quando si ha a che fare con un comandante della polizia è impossibile non resistere alle sue, bisogna sottomettersi fondamentalmente. Per cui mi disse, lo facciamo ora o qui, e poi si va alle grandi greche, non mi faccio, vabbè, alla fine il 2 luglio. Però penso che il tempo sia stato coerente, siamo tutti nelle condizioni di star bene. Cosa posso dire? Il libro ci è costato dei sacrifici enormi, perché 2 anni di lavoro intensissimo, siamo dovuti andare a scartabellare una serie di documentazioni, cose, perché poi lavorare quando lo fa anche il giornalista come lo faceva Sara, insomma, lo sa, chiama Facchinetti, di professione. Inteso. È difficile, insomma, non andare a prendere quelle fonti storiche che ci hanno un po' messo nelle condizioni di scrivere questo testo. È chiaro, c'erano delle difficoltà oggettive, sono nate, e poi questo lo racconteremo man mano se ci sarà tempo, ma la cosa che è stata meravigliosa, a parte un solo caso, posso dire, è stata la discrepanza che c'è stata a livello dei gruppi fra di loro, perché ognuno ricordava, ahimè, questo è un problema neuronale di tutti noi, ognuno ricordava cose diverse, quindi come fare collimare, insomma, le cose è stato molto difficile. Comunque un'esperienza che rifarei senz'altro. Poi a fianco a Sara è stato un compagno d'avventura fantastico, mi ha supportato e sopportato, insomma, più sopportato, e potevamo fare un cabaret, insomma, a parte la musica, e comunque è stata un'esperienza che credo che rifarei con lui. Io vi ringrazio, man mano ci si risentiremo. Dico una battuta solo, perché io premevo con Francesco, dovevamo presentare questo libro. Tutti quelli che fanno parte del libro, leggetelo, vedete se ci siete, dopo toccatevi. Se non lo presentiamo, perché ogni giorno ne moriva uno. Toccate tutti quelli che ci siete, Enzo, toccate.
Purtroppo stamattina ne è morto un altro, ma siccome siamo partiti dal Novecento, quindi è chiaro che Marcello Prati non sta tanto bene. Sì, sì, comunque abbiamo fatto un lavoro lungo, dispendioso, discreto, un lavoro che, del quale parlerà ovviamente molto più ampiamente il professor Lucio Barone, che ringrazio. Io in questo progetto ho realizzato due sogni importanti, tre sogni: uno, la realizzazione del libro; due, che fosse presentato al professor Lucio Barone, glielo ho detto poco fa; e tre, perché finalmente ho suonato e ho cantato con Angioletto Giordanella, e gliel'ho detto l'altra sera. I miei sogni sono la prima, il quarto sogno era cantare con Guido Cicero, ma già vediamo da 15 anni, 15 anni, ormai basta. Sarò, scusami, io vorrei spezzare anche la lancia a favore della vendita del libro. Sì, questo. Sì, perché c'è un completo fotografico eccezionale. Cioè, io l'avrei comprato quasi per 162. E peraltro per reperire queste foto abbiamo dovuto fare delle specie di sorteggi da poco tempo, non sono potuto ricorrere, insomma, poi abbiamo potuto arrivare un libro, suppongo fosse le vostre personali o di amici. Devo essere sincero, ci hanno aiutato delle persone che l'abbiamo pubblicitato, che spero siano qua stasera per pubblicitare. Tu hai citato già Angelo Giordanella, è stato uno di quelli che chiaramente sì, per la sua, per il suo carattere che ha messo tutto nero su bianco, lui ha delle cose, ha un archivio storico spaventoso. Io ho quello musicale, c'è quello tutto scritto dopo 50 anni di amicizia, ma grazie a lui siamo riusciti a fare alcune ricostruzioni e tanti amici che poi. Angelo Giordanella, ottimo chitarrista, che ricordo con piacere per le esecuzioni anche di Samba Patì, eccetera. E questo è famoso. Bene. Allora, professore Barone, grazie per essere intervenuto innanzitutto questa sera. Staremo come sempre ad ascoltare una sua orazione, devo dire, affascinante su questo scorcio particolare. Allora, buonasera a tutti. E per me, lo dico con sincerità, un particolare onore presentare un libro che esce fuori dalle consuete presentazioni che mi capita di fare per mestiere, libri di storia. Anche questo è un libro di storia, ma è un libro di storia particolare che, come avete visto dalle battute iniziali dei due autori, da Giovanni Roccaro e Saro da Francesco Roccaro e Saro Cannizzaro, sono due ovviamente valenti e apprezzati professionisti, un medico, un giornalista oggi, comandante dei vigili urbani, ma due appassionati e colti musicisti. E dico colti perché per fare un lavoro di questo genere c'è bisogno di uno scavo documentario attento, ma soprattutto ci vuole una consapevolezza di quello che è il processo di trasformazione del gusto musicale nell'arco, diciamo, di 70 anni. Quindi è una particolare, un'opera particolare che sottolineo alla vostra lettura, perché non è semplice amarcord. Qui siamo di fronte a un lavoro di scavo, di documentazione di due valenti musicisti e studiosi che hanno un fuoco dentro, hanno un demone buono direi, il demone della musica, di quella musica che è uno strumento straordinario di espressione dei sentimenti, di comunicazione, di socializzazione, dello stare insieme, ma anche del ricordare, dell'immaginare, del riflettere, tutte cose che la musica nella sua sintesi realizza, carissimi amici, sia che si tratti della musica sublime, tra virgolette, la grande tradizione musicale italiana,
il melodramma o la musica classica e concertistica, o la musica leggera, la musica degli cantautori, la musica popolare, anche la musica popolare. E questo libro, lasciatemi dire, ci fa scoprire una modica sconosciuta. Sconosciuta, dico sinceramente, anche a me. Poco prima di salire sul palco, dicevo a Francesco e a Saro che ci differiamo quanto, 13 anni circa, loro sono 60, 61, io sono del 47, siamo lì 13 anni, 14 anni, ma è come se fosse stata una generazione diversa. Io ho attraversato la mia moda negli anni 50, quando ero ragazzo, avevo il fuoco della politica, se vogliamo, e non so qui a raccontarla, ma la modica che raccontano Francesco e Sara Cannizzaro è una modica che io non ho conosciuto, ero già fuori, ero già a Catania, facevo altre cose, e così la generazione dei miei amici, una modica musicale che riscopriva una antica e stratificata tradizione storica. Io devo dire che i nostri autori, per questo li chiamo dotti, hanno avuto questa capacità di riconnettere la storia degli ultimi decenni a una grande tradizione culturale. L'incipit del volume è un omaggio a Pietro Floridia, e chi meglio di loro potevano ricordare il nostro più grande compositore, direttore d'orchestra, ce lo siamo dimenticati un po', ma questo è un altro paio di maniche, ma alle spalle della grande tradizione che rappresenta Pietro Floridia, diciamo seconda metà dell'Ottocento, ma non vorrei turbare un ricordo, ricordo a tutti che c'è una straordinaria tradizione musicale della Fontea, e il libro che hanno scritto i nostri autori, i musici della Contea di Modica, sta proprio a fare riflettere su questa dimensione. Io sono anche uno studioso della Contea, ho scritto tante cose nella mia vita di carattere politico, economico, sociale, ed è un aspetto che penso, se Dio mi darà salute e forza, vorrei insieme ad altri approfondire, perché c'è nel patrimonio culturale della Contea, c'è anche questo tema della grande tradizione musicale. Stamattina, sull'onda anche della lettura del libro, ho fatto un post, mi ho ricordato, il francescano minore osservante Vincenzo Renda Ragusa, che nel 1650 a Modica organizza composizioni orchestrali e canta, perché lui era un grande cantante, il triduo per la Madonna delle Grazie, al punto tale che i vescovi di Catania e di Siracusa lo vogliono con sé, e così tanti altri personaggi sui quali non mi trattengo, l'organista Giovanni Allapito, un altro personaggio che vive nel Settecento e che fa orchestrazioni straordinarie, e come potremmo dimenticare l'ultimo governatore della Contea, Benedetto Ciaccio, che vive governatore della Contea alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, crea la prima filarmonica a Modica, c'è ancora la Contea. E quindi voglio dire, c'è un grande filone, ancora voglio andare oltre, la famiglia Ciaceri è una famiglia che ha dato molto alla musica in questa città, Giovanni Ciaceri, chiamato Giovannino, fu sindaco borbonico di Modica, grande tenore, compositore di cappella, e costruisce la prima banda cittadina, non sappiamo quanto purtroppo finì, presto nel 1855, cioè prima dell'Unità d'Italia. Poi è venuto, naturalmente è venuto all'Unità d'Italia, Raffaele Grana Scolari, storico della città, dimenticato, distrattato, ricorda che egli nel 1883 rifondò la filarmonica di Modica, e tre anni dopo, nel 1886, questa filarmonica di Modica diventò l'orchestra
chiama ancora dentro l'Ottocento per farmi capire come Pietro Floridia riassuma un humus che è molto più profondo. Ebbene, cosa ci raccontano i nostri bravissimi autori? Ci raccontano come la Monica che riemerge dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, delle due guerre mondiali, se volete, una città in cerca di riscatto e che si ricostruisce, trova, carissimi amici, questo humus culturale in una tradizione popolare. Io sono rimasto straordinariamente impressionato, caro Francesco e caro Salo, delle pagine bellissime che avete dedicato ai barbieri musicisti. I barbieri musicisti fa riferimento a un mondo di artigianato, un artigianato colto, un artigianato che aveva una grande cultura di mestiere, e i saloni di barbiere che si snodavano tra modica alta e modica bassa sono le prime sale di musica della città alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Numerare tutti i nomi sarebbe anche difficile, non li potrei ricordare, Mario Spadaro, Cicero, eccetera. Ne ricordo uno perché mio papà mi accompagnava a tagliarmi la pelliera. Pietro Modica. Pietro Modica stava proprio qui, dove c'era un vecchio negozio del barone di mio nonno e di mio zio, e io andavo a tagliare i capelli, un ragazzino di 4 anni, 5 anni, quindi siamo all'inizio degli anni 50, e Pietro Modica con la chitarra, il mandolino, era un po' l'istrumentista, di straordinarie note musicali, è un corso bello pieno di musica, non di rumore, pieno di musica, che è un'altra cosa. E questa musica che viene dai ceti popolari, che viene dall'artigianato, penso al barbista Pino, per esempio, altro personaggio che ho avuto modo di ricordare, è un, come dire, un humus straordinario. Molti erano venuti dalla prigionia, erano prigionieri di guerra, erano tornati dall'India, dall'Africa, e mettono su le prime orchestrine, le prime band per fare serenate, per suonare. Poi ci sono le copie del vino, dove si va, c'è tutto un mondo anche di personaggi caratteristici. C'è chi non si ricorda Pier Giacomo Frischetto, certo, a Neri Scaccia, Emanuele Filone, Emanuele Scivoletto al Secolo, un fisarmonicista di grande livello che poi finisce alcolizzato e che era a suo modo un personaggio. Quindi il mondo dell'artigianato, il mondo popolare, su questo mondo negli anni 50 comincia a svilupparsi la rete delle prime orchestrine. E qui lasciatemi dire un nome su tutti, che è quello del maestro Bergamasco, perché il maestro Bergamasco abbiamo un applauso Giovanni Bergamasco, carissimi amici, di Torre Annunziata, fa il militare a Comiso, a Viere, e poi arriva Modica, si sistema Modica, è il nome tutelare della musica modicana negli anni 50, 60 e 70. Non c'è una iniziativa su cui lui non è promotore, organizzatore, arrangiatore. Il suo negozio di strumenti musicali è un luogo dove si fanno lezioni. Io sono stato, si vede che non è un proprio portato, carissimi amici, perché mio papà mi mandò dal maestro Bergamasco a prendere lezioni di chitarra. Poi il maestro disse a mio padre, è molto bravo, ma non è roba sua. E poi io però devo dire, finito un giorno per giorno, che mi insegnò alcuni accordi, e quindi anch'io, diciamo, ventenne, mi arrangiavo. Il maestro Bergamasco è quello che fonda la prima orchestra La Voce di Modica. Siamo nel 1955, non pensate che racconti tutto il libro, perché non lo
potrei raccontare e devo dare spazio agli altri, ma è un aspetto, carissimi amici, molto importante. Nasce la prima orchestra, la Voce in Ordine, e il 1955 è l'anno anche in cui rinasce la Banda Voce. E sono due momenti particolarmente importanti per la città. Poi arrivano gli anni 60, e gli anni 60 sono gli anni mitici, perché cambia tutto. Un merito di Francesco e di Rosario, detto Salvo, un merito particolare è quello di non avere fatto una semplice cronologia, ma di avere sempre cercato di cogliere la connessione tra il locale e il generale, tra la musica e le trasformazioni epocali. E l'Italia è un'Italia che chi ha conosciuto ricorda con nostalgia. Sono i magnifici 30, la Golden Age, i magnifici 30 anni, quelli che hanno fatto grande l'Italia del mondo e hanno fatto una potenza industriale. Oggi ne raccogliamo con i corci di questa eredità, e in cui in questa straordinaria rivoluzione culturale dei costumi tra anni 60 e anni 70, la città vive una grande stagione. È una città, se la guardiamo dalla storia dei gruppi musicali, una città aperta, una città multiculturale, una città che si fa contaminare da mille esperienze. Quindi gli anni 60, penso a tutti i gruppi, ma non li potrei ricordare perché sono un numero strepitoso, perché sull'onda dello show di Ciccio Bergiorno e di Marcello Ferracchio, lo show dell'Archimede, in realtà nascono Giorgio e Giastri nel 1965, il gruppo di Enzo Martolino e Peppe Martese, nasce il gruppo 70, i Bolidi, gli Spirituals del 1968 con Enzo Carlo, Martino Mocca cantante e Giovanni Rosa, che saluto, visto giovanissimo alla tastiera, e poi tutte le nuove tendenze degli anni 70. Ricordo un nome particolare che l'ho detto un momento fa, Angelo Giordanella, che entra, esce da ogni gruppo, è un leader indiscusso dalla sua chitarra, ma soprattutto la sua cultura musicale, il suo appassionamento. Naturalmente Francesco e Saro sono i più giovani, arrivano, diciamo, come latecomer, come ultimi arrivati, hanno 13 anni, 14 anni, si infilano, oppure Francesco organizza il primo jazz trio, no? C'è tutto questo tema straordinariamente ricco, il libro balletto. Potete pensare che io adesso possa riassumere in un quarto d'ora, 20 minuti, che credo siano già passati, questa storia straordinaria. Una storia, quella degli anni 60, che vede Marina di Modica, che vede la Modica by Night, che vede i primi night dancing, pensate alla Tavernetta Oasi. Cito per tutti Tavernetta Oasi, perché me lo ricordo io, c'era mia moglie fidanzata, ci arrivava di Dick Dick, Adamo, l'Equipe 84, e la Birreria dei Portici, le Alghe. E perché no? Ricordiamo l'Ippocampo, il mitico Ippocampo. Qui c'è il carissimo amico Giardina, che tra l'altro è citato nel libro, dove i gruppi musicali monicani, pagati fra l'altro, così ci vengono. Tutto questo il libro lo racconta fino alla fine fino all'anno 2000. Io però, mi permetterete, se, come dire, un attimo con pizzico di egoismo, cito due elementi che mi sembrano ancora importanti in questa straordinaria stagione. La prima è la grande attenzione che c'è stata al folklore e alle tradizioni culturali della Contea. Io penso che il gruppo folk della Contea di Modica, che nasce nel 1970 e che perfetto, che ha visto personaggi, penso a Marcello Bruno, fra i più giovani, ma penso soprattutto a quella intuizione che ha visto la
Raffaele Galazzo con la Prologo del Tempo, che ha visto il poeta Carmelo Assenza prendere i campi, le neni e le minnenanne della tradizione della contea, riadattarle alla musica. Penso a Duccio Bergiorno, che ha avuto un ruolo importantissimo in questa vicenda, una straordinaria ripresa dei motivi folclorici e dei canti popolari della contea, che poi sono riprese, penso all'omonima mia e alle vicende più là. L'altra cosa sulla quale mi permetto di dedicare 30 secondi è la straordinaria vicenda dei Cori Moricani, perché anche quella è, carissimi amici, una tradizione che non andrebbe perduta. Io penso, è una storia più recente, penso al coro dedicato a Johann Sebastian Bach, 1985, qui certo che fu il primo, poi diventa il coro Justine de Brenz, 1989, come non ricordare Ennio Scavellato, e come non ricordare quello che successe, che è un altro protagonista assoluto, giovane rispetto al quadro che abbiamo detto. Penso al coro polifonico Monteverdi del maestro Barbieri, che è cresciuto negli ultimi anni, nell'ultimo ventennio. Quindi una storia anche questa di grande livello che va ricordata, sottolineata. Infine, davvero infine, tutto questo non sarebbe successo, non ci sarebbe stato, carissimi amici, se questa città non avesse espresso un livello dell'associazionismo musicale che ancora oggi è importante. Cioè, chi non ricorda che cosa è stata e che cosa è la gioventù musicale italiana, il ruolo che ha avuto storico che c'è stato in tutto questo, alcune maestre, penso alla professoressa Giardina, penso ad Ausilia Puchino, penso al ruolo del canto e di alcune cantanti che andrebbero ricordate, e chissà non ci vogliamo dimenticare, e come possiamo dimenticare, perché se lo merita, se lo merita di dirci, e chissà non va con la salta che fu creato ad oggi. Oggi Monica conta fra l'altro soprattutto soprani giovanissimi, penso a Rosa, penso a Chiara Cantola, penso a che meritano che nel firmamento nazionale di Zuzzale, non posso citare tutti, e tutto questo è frutto di una scuola della musica. Riccardo Garibaldi è molto impegnato in questa direzione oggi e fa bene a farlo. Noi dobbiamo oggi andare avanti, ripercorrere il nostro passato, non per fare gli scavancord, come diceva all'inizio, che poi lascia il tempo di trovo, ma soprattutto, carissimi amici, perché è da questo recupero della nostra memoria collettiva, dalla riscoperta delle nostre più autentiche radici, che nasce la motivazione ad andare avanti. Se non c'è la memoria collettiva, non c'è progetto, non c'è direzione di marcia. Questa è una città che sta uscendo, come tutta l'Italia, come tutto il mondo, dalla più grande tragedia della pandemia del Covid. Lo deve fare lanciandosi verso un futuro che però pone le basi solide sulla nostra storia, sulla nostra cultura, e la grande musica americana fa parte di questo patrimonio. Complacimenti, auguri agli autori. Grazie per questa parola. Un libro che non è voluta neanche essere minimamente una auto-esaltazione degli autori, ma un'esaltazione della musica unica, veramente quello che ha detto il professore è una cosa giustissima. Io aggiungerei soltanto una cosa, un affettuoso saluto a Giovanni Dormiente per il suo grande impegno che ha avuto per la riscoperta di Pietro Floridia, e parlavamo proprio di autori di questo. E poi anche da questo dipinto del maestro bergamasco, che è stato definito dagli autori come il maestro di tutti, e si può dire questo dipinto. Guido Cicero, per ringraziare il mio fratello Guido Cicero, che è autore del dipinto che è.
essere vicino. Questa mattina sistemavo le sedie, si fa di tutto. Se mi è permesso, se mi è permesso di aggiungere una cosa, a parte la illuminata prefazione che ha fatto il Barone, ma che chiaramente è frutto anche di una serie di considerazioni, fra cui la prefazione del nostro amico Roberto Facchinetti di Ru, che secondo me ha sintetizzato molto l'aspetto culturale di quegli anni. E adesso sentirete nel video, se lo dice, negli anni 70 furono l'unico mezzo di cui non parla mai di politica, questa è la più bella delle parole. Ci fu l'unico mezzo con cui i giovani riuscirono a comunicare con chi era dall'altra parte della barricata. L'unico mezzo era la musica. Oggi sono state le televisioni, certo, questo è un altro discorso, fu l'unico mezzo. E soprattutto mi è piaciuto molto come hai fatto questo paralelismo poi tra le vecchie generazioni che hanno che l'opera importante secondo questo, la massima generazione di musicisti, orchestra, insomma, eccetera. Noi, quello devo dire, perché c'è l'amico, il consigliere Eduardo, insieme all'assessore che sentiremo, voglio dire, noi avevamo tentato un ripristino di questa tradizione, dico noi. Questa cosa che parliamo, cito anche Giorgio Garrubaldo, perché fu colui che insieme a Sergio Garruba ci mise in contatto con la professoressa Bruno di Luca. E lì nacque un progetto che avrebbe portato, il mio grande sogno, lo dico qui davanti a tutti, è quello di fare in modo che ci sia la possibilità di produzione dell'opera Maruzza. Era la nostra grande idea, e Giorgio Garrubaldo fu uno di quelli che ci credeva in questa cosa, ma volevamo portare la Maruzza, perché tu sai, il grande storico, che Maruzza fu fatta a Maritran di Venezia, ma non fu mai fatta a Modica. E Floridia lo disse diverse volte: io morirò in terra straniera, dove morì a New York, però non vedrò mai i paesaggi che ho creato nella mia opera. E poi era questo idillio fra l'uomo e natura che c'era costantemente, ma non sei un'opera straordinaria. Guardate, io con Sergio Garruba, che ha diviso metà della mia vita insieme a me, che ringrazio sempre, lo dico, è una cosa che vorrei che si riuscisse a fare, perché è un sogno, quello di realizzare l'opera Maruzza proprio nella terra che lui ha proposto. Detto questo, penso che quello che abbia detto il professore Barone sia la base dello stesso. Per cui devo associarmi, lo devo ringraziare, ovviamente lo ringrazio come Facchinetti per averci dato questa possibilità di discutere, di parlare di questa cosa. Grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Allora, come Francesco Roccaro ha anticipato, diamo il benvenuto alla sede dell'assessore degli ministeri. Grazie per la presentazione, per essere sempre presente. Non so se lei è disponibile a spendere due parole questo libro, per questa presentazione del libro. Sì, può accomodarsi da questa parte, c'è la scaletta laterale. Allora, ci sarebbe veramente da dire tantissimo, ci sono tante cose, la carne al fuoco è veramente tanto. Comunque, buonasera. Buonasera Massimo, quindi stasera ho il piacere di vedere l'altro trasformato in un vero e proprio teatro. E infatti stasera inauguriamo, diciamo, nel vero senso della parola, questa stagione teatrale qui all'Atrio Comunale. Io non posso che ringraziare gli autori di questo libro, un libro totalmente nuovo. Generalmente quando io vado alla presentazione di un libro, l'ho già letto, sottolineato, vissuto, l'ho fatto mio, poi ritorno a casa, lo metto da parte e magari lo vado a rivedere dopo tempo. Invece adesso ho la curiosità di andarlo subito a leggere, perché è un argomento totalmente nuovo che non conosco, c'è la storia della nostra città attraverso la musica. Io ho avuto il piacere di incontrare Saul Gagliazzaro quando tornava dalla casa editrice con questo libro in mano, come se tenesse uno scrigno, qualcosa di veramente prezioso. Bellissima l'immagine, l'ho toccato, ho sfogliato le pagine velocemente e ho visto che sintetizza la storia della musica di Modica a 360 gradi, quindi da Floridia, da personaggi illustri che la musica l'hanno studiata, che sono stati dei maestri, che vengono fuori da importantissimi conservatori.
però ho visto pure immagini di musicisti autodidatta, oppure immagini di persone, di personaggi tipici della società americana che hanno comunicato attraverso la musica. Quindi non posso che ringraziarvi per aver così scritto la storia di Modica attraverso la musica in una città che fa ancora tanta musica. Ricordiamo anche che le nostre scuole secondarie di Modica sono tutte di indirizzo musicale, che Modica ha un liceo musicale e con grandissimo piacere ai ragazzi che si diplomano dal liceo musicale accedono con grande facilità al conservatorio più prestigioso dell'intera penisola italiana. Ed è bellissimo adesso che inizia la stagione turistica passare tra i palazzi e dovunque vengono fuori note per alti livelli. Quindi grazie e buon proseguimento. Grazie a voi. Grazie a lei, assessore. C'è una persona che ha creduto in questo progetto ed è l'editore, il professore Orazio Cuscica. Inviterei anche lei a spendere due parole, mi sembra ovvio, no? Intanto, buonasera. Sì, prego. Dico che questo progetto, quando mi è stato presentato da Francesco Sava, mi ha, come dire, un po' direttamente, ho apprezzato la valenza del recupero della memoria storica, di una passione che nella nostra città, come già è stato egregiamente evidenziato, è stata sempre viva e attiva. Il lavoro di ricerca è stato prezioso e ci ha restituito uno spettacolo assolutamente reale e vivido della vita musicale della nostra città. Si nota la passione degli autori e se stessi protagonisti di vari episodi all'interno del libro e il loro rapporto nato proprio grazie a questo comune interesse mai seguito. Il frutto di tale lavoro è un volume gradevole e interessante da leggere, esteticamente piacevole, ricco di foto in cui molti ritroveranno se stessi, loro parenti e conoscenti, perché in città quasi tutti hanno avuto una qualche esperienza di contatto con la musica. Ecco, questo ci fa capire quanto sia importante questo aspetto, questo contesto per i Modica e i modicani. Come casa editrice siamo soddisfatti di aver potuto contribuire alla nascita di questo libro che senza ombra di dubbio è un appassionato e appassionante viaggio in una dimensione certamente nota ai più, ma qui ricostruita in metodo ovviamente in maniera cronologica, con tante chicche da scoprire, direi di gustare. Ecco, non posso che ringraziare il professor Barone perché ci ha fatto gustare il libro, ci ha dato delle anticipazioni. Ringrazio Massimo per l'edizione di questa presentazione, ringrazio certamente gli autori, Sara e Francesco, ringrazio il signor Modica e anche l'amministrazione tutta per averci dato l'opportunità di svolgere questo evento in questo particolare importante luogo per la nostra città. Ringrazio infine tutti voi che state partecipando a questa preziosa presentazione. Grazie a tutti. Grazie a lei, professore Cuscica. Adesso,
dopo che abbiamo parlato un bel po', eccetera, parleremo ancora, anche perché poi, attenzione, più tardi avrei anche l'esigenza di scendere giù tra il pubblico, perché ho visto che c'è qualcuno che conosco e vorrei anche fare qualche domanda. Però voi siete musicisti, parlate di musica, ma fate anche musica. Giusto? Sì. Sì. C'è un cantautore che ti ha appassionato particolarmente. C'è un cantautore che ci appassiona entrambi, che è Fabrizio Del Re. Lo facciamo, che vogliamo fare, siamo dopo tante parole, un po' di allegria. Siccome sono canzoni conosciute, quindi se vogliamo le cantiamo. Oltre su, scusa, la dedichiamo al nostro maestro, che sembra una bella. Ecco qua il duo Guido Cicero e Sara Cannizzaro, con Bisli su Fabrizio Del Re. Thank you.
Quindi come batterista della vita stagione,
per esempio, vorrei salutare anche il direttore Di Pietro, poi insomma. Giusto, ci devi raccontare il paletto, se c'è una cosa. Sì. Ero il nono per le prove, mi disse cosa vuoi cantare. Io ho presentato, ho preparato una canzone che si intitolava Questa notte laggiù nella valle, non lo so dove avevo sentito, e poi ho scoperto che era. E allora gli ho detto no, io lo canto. Lui dice, ma cos'è che devi cantare? No, io lo canto, ma cosa devi cantare? E gliel'ho intonata, si è messo alla tastiera, ha fatto, sai, devi cantare questo. L'indomani c'è stato il festival, l'unico ragazzino, non so. Intanto ho detto, quando mi hanno visto cosa vuoi fare da grande, tutti gli altri hanno detto la cantante, la professoressa, io ho detto, io voglio fare il cacciatore, non ci sono riuscito. Però ho vinto. Grazie Giovanni. Bene. Grazie. Abbiamo vinto qualcosa da cantare. Allora, dice, voi sul libro avete pubblicato, scritto tante cose, soltanto il Palermo, Di Pietro, per la banda musicale Città di Monica, presente qui questa sera, ci sono anche tanti altri personaggi, passiamo alla musica spesso del folk, del folklore, quindi parliamo anche di Italia, parliamo per esempio di Marcello Gugliotta, dall'altra parte. Sera. Grazie anche a te per essere intervenuto, come tanti altri, anche come del vice comandante Roberto More, che è seduto là, e anche lui, insomma, grande musicista. Beh, e poi avete parlato anche dei fenomeni, sì, fenomeni, Mister Max. Le meteore, i fenomeni musicali, quelli che con lui abbiamo condiviso momenti incredibili e bellissimi insieme, insomma, al secolo Massimo Giuga. Ma ladies and gentlemen, diciamo così, Mr. Max! Finalmente ci troviamo qui, Mr. Max! Ecco, qui la persona di Mr. Max. Massimo, scusa Massimo, sì, così per dire, per precisare, Massimo, Mr. Max, quello là davanti a te con la maglietta rossa, vedi qua davanti a te, sì. Due o tre anni prima di te, sì. Le parodie le facevamo io con lui alle BTM, tu ci hai copiato. Non ti abbiamo chiesto. Sì, Massimo, è appurato questa cosa scientifica. Il primo scaldabagno ha scassato Franco Vitello, Sì, infatti. Qual era la vostra prima? Abbiamo fatto Paradise, che si intitolava Paradise. Paradise si intitolava Paradise, poi abbiamo fatto Solo Grazie di Cioccoli. Sì, secondo me il libro ci sono tutte, siamo precedenti. Scusa, la posso dire una cosa a Massimo da qua, mister? Quando, voglio raccontare solo due secondi, quando Marcello Prati, che facciamo una pausa a Marcello Prati, che è un grandissimo benvenuto, questa sera ci sono una cosa che ci siamo rivisti, quando Prati mi nominò il direttore del suo studio, che aveva pensato, mi disse abbiamo un fenomeno. Io sono rimasto, ma chi è questo grande musicista? Quando sono arrivato e ho sentito la parodia di Michel Sardo Scaldamagno, mi sono preoccupato perché pensavo fosse Brigantoni. Invece lui mi disse no, questo è Monica e noi lo produrremo. E' per questo che ho messo nel libro il fenomeno Mr. Max. Voi non sapete che questo signore che è qui ha venduto. Posso dire le cifre? Non c'è la finanza. Centinaia di migliaia di audiocassette. All'epoca si usavano audiocassette, ed era richiestissimo in tutta Europa. La Germania è stata la sua seconda parte, diciamo, perché fanno tantissimi concerti. Sì, ci sono le voci, ci sono in Svizzera. In carcere no. In carcere no. Vabbè, poi molto in Calabria. Forse ho fatto più serate in Calabria che in Sicilia. Infatti, c'è il colonnello che ti cerca per il prossimo film. Allora, mi metterò in contatto con lui. Sì, quindi hanno incendiato la macchina. Un saluto, un applauso, grazie, sono grato di essere venuto presente nel libro. Un attimo, ma sì, come lo velocemente. Eccolo. La canzone era questa. Avevamo già. Fai da sentire il testo. Ad un paricausi spugnati, bimbamo ieri sono preparati, specialmente in azzacchetta, c'è giù su fatta. Bellissimo.
C'è una sfida. Io rispondo così. Solitano, teremus che zanzari, io rigiovi tu vuote, svuote, mi sento un mani, c'è una smania e affronti surata, hai più bisogni una lavata, tutta una volta, a volta poi sbatti, io mi sono su riscatto e mi metti già a batti, già sul tuo bagno e mi infilo da vasca, ma la poi ne esci il gioco frisca, mi sfasciamo scappa, forse amico rimasto in un casino in alla vacca mi sfasciare un scaldabagno non si sa manco perché sa aver fatto un bagno mi spero che sia un auge in gente a c'è bravo e si va vale fantastico si è fatto il stile io faccio un altro questa tarda si va bene non ho visto però entrare dove entro ah e si vede sto dietro questa del primo film buonasera buonasera al sito come sta? E allora mi sembra anche giusto che lei spenda come capo dell'amministrazione due parole per questa presentazione del libro, forse è arrivato il momento non molto opportuno, ma le garantisco che abbiamo parlato anche seriamente, c'è stato anche un certo professore Lucio Baroni che ha fatto un excursus culturale sulla musica e il libro rappresenta in maniera degna, devo dire, quello che va a dimostrare. Ma io ho pensato che c'era trovare un comandante dei vigili urbani. L'hai visto? Poi un musicista, poi un cantante e poi anche un poeta, quindi guarda, però faccio i complimenti perché io ho saputo già dai primi passi, mi ho informato, perché volevo capire il pomeriggio quando non prendeva il telefono cosa faceva. E quindi perché io devo essere al corrente di quello che fanno, perché sono così. E quindi so veramente che ho messo la passione perché. Questo sogno di poter scrivere, mettere nero su bianco e quindi rimanere nella storia che è tante realtà della nostra città che per passione che vanno oltre anche la didattica. No, ma è sempre non si dice niente. Sì, comunque sì, però ci sono pure io nel libro, non dimentichiamo, non c'è solo il comandante della Nazione, ci sono anche io. Quando diventi che il comandante anche tu, dico. Ah, va bene, allora posso comandare solo un partecipo, va bene, quando sono in pensione. Fantastico, guarda, veramente. Ma poi credo che c'è anche Roberto, che ci sanno. Roberto c'è una data, allora lo devo leggere. Ah, c'è una curiosità che c'è. Roberto in pensione magari sarà. Massimo non c'è. No, lui ha altre note, ma non credo. Roberto Cave quando ci sono io c'è sempre. Da tempo che volevo interrompere per dire come hai fatto a scrivere questo libro con un sindaco che fino alle 11:30 alle 12 di notte ti telefona? Domanda. Io testimone, stavamo parlando di una giornata di lui. Non è un momento come fare, perché lui si mette in campagna, in una zona dove non prende il telefono, ma io telefono con WhatsApp, si prende anche perché non può nascondersi. E quindi riesco in quel modo a beccarlo. Casomai l'ho detto perché non risponde, perché fino alle 4:30 dorme, come ci deve fare ore di e questa è la mia comune, ce l'ha nel mio scuro, di riposarsi, resta Giorgio Ruta che risponde questa. No, scherzo, però vedo che anche questa presentazione, anche in questo momento, di questi ricordi belli, sono ricordi che continuano, significa una passione che va avanti, poi la vita fa delle altre scelte rispetto a quelle che forse sono delle doti che poi non si riesce a esprimere al massimo, magari c'è proprio questa bellissima intuizione. Questa cosa mi tocca perché ho la curiosità di vedere. A me, ma sei sensibile, sì, devo dare forza. Stiamo portando male. Va bene, sono munito. Lo sa, perché poi va bene. E quindi voglio fare veramente i complimenti per questo bel lavoro. Quindi ormai l'hai finito, quindi il pomeriggio non ti lascio. E quindi questi due mesi d'estate si lavora a poco. Va bene, grazie e complimenti. Complimenti anche per la serata. Grazie, sindaco, di tutto il mondo. Adesso ci fate colpa mia che mi sono avvicinato a una cassa. Microfono, effetto lapse. Beh, allora, voi siete pronti? Francesco, pensa sì. Tu a presentare, no. Io li conosco, ma insomma, sì, certo, parlavo di San Patino, restavo per a guardarlo estasiato, se non ascoltare, volevo... però tu riconosci, ti presentate la bella.
Volevo presentare la band che sono con me, chiaramente Angelo Giudella è stato pubblicitato, musicista eccesso che è con me da tanti anni e che divide con me un'amicizia secolare. Volevo presentare anzi di Angelo Fontes, che è uno storico strumentista di Vittoria, è stato componente uno dei grandi gruppi di Terzo Potere, poi Medea, professionale, e questo giovanissimo musicista che è talentuoso, grande talento, ho accorto della musica americana, che è Tiziano Militello. Il brano che faremo è un brano che ha trascritto il mio amico fraterno Sergio Carulla, all'epoca io non scrivevo tutti i brani, ma in due secondi maestro d'armonia, ogni tanto diceva, ma questa cosa bisogna pensare buono, perché tu sei veramente pazzo, comunque alla fine te lo siamo riusciti a trascrivere. E lo voglio dedicare a questo brano alla nuova profana, tutte le persone che chiaramente non sono con noi questa sera, che hanno avuto con noi, ma lo voglio dedicare fondamentalmente alla mia amica del cuore con cui sono cresciuto e che proprio la nostra forza in questo periodo ci ha lasciato per un bel tempo. Il brano si chiama Sera di Vita. Thank you.
Grazie per la suggerimento, la qualità è sempre.
Vabbè, melodramma di Boccetti, stiamo ad ascoltare. Siamo un po' alla
termine della serata, che stiamo cambiando un po' qualche schema della scaletta, però nuovamente qui sul palco abbiamo, la chiamiamo la Frankie Band. Ti piace? No, non ti piace la Frankie Band. Certo, il microfono. No, allora devo dire una cosa importante. Sì. Questa formazione in parte è la formazione del nuovo nostro parere. Il re di vivo vive sempre, continuerà a vivere nei secoli dei secoli, speriamo. Quindi Angelo Fontes, insieme a Angelo Giugarella, Francesco Giugarella. Sì. Giugarella è il fondatore storico del nostro parere, per cui è lui che dà input. Poi chiaramente continueremo su questa strada, per cui non è Frankie Beni, ma è praticamente si parte del nostro parere. Però questa composizione l'hai scritta tu, è un grande applauso, sì, per la famiglia, ma per Bologna si intitola Gabri e fa parte del suo servizio, sì, fa parte del disco sempre sfuggiato, siamo preparando insieme ad Angelo, sì, che raccoglie tutti i nomi delle persone più care, quindi proprio per messo in inglese anonimo, che sono quelle da questa esterofinia, no? Però sono tutti i nomi delle persone più care, chiaramente io ho messo mia moglie e stasera devo fare. E allora, lo possiamo dire, voce alla musica. Ok, che prima. Thank you.
prego, Angelo Fontanella, Tiziano Benedetto, ecco me, Angelo Fontes. Beh, allora, sì, Angelo, c'è, sì, prima di fare l'ultimo brano, scusate, cerco degli sponsor da ringraziare. Io vorrei chiamare qui Di Francesco perché lui è un po' l'artefice anche di questo, si è dato da fare a 360 gradi. Beh, più che gli sponsor volevo ringraziare tutti a nome mio e di Sao, volevo, poi ogni tanto, io faccio anche il presentatore ogni tanto, ovviamente non sono più di te. No. Va bene, comunque volevo ringraziare tanto il professor Ruscica da DR che ci hanno dato questa possibilità di fare questa opera. Bobby Facchinetti l'avete visto perché è sempre vicino a me nelle iniziative, il professor Lucio Barone perché ci ha illuminato, il dottor Enzo Scalzo e tutto il gruppo Radenza perché ci hanno supportato dal punto di vista anche economico in questa nostra avventura, e soprattutto, visto che rimaniamo sempre il tema importante di supermercati, di alimentazione umana, il carissimo Lozzarino Scivoletto con la sua famiglia che ci supporta in ogni manifestazione con il suo supermercato. E chiaramente il Comune di Modica che ha patrocinato la manifestazione, il sindaco, l'assessore Monasteri, tutta l'amministrazione comunale che sostiene queste grandi iniziative, e poi chiaramente la G.Musica Musica Multimedia Group, scusa faccio un po' di pubblicità, che sono stati insieme fino a ieri sera. Ieri sera, e chiaramente il maestro Carruba è uno dei fondatori della G.Musica Multimedia Group, nonché socio, e Massimo Bulbone. E facciamo un applauso a Massimo Comune che è stato bravissimo, la prova semplice di Giuseppe Stornello che questa sera ci ha iniziato con queste cose, e poi l'ultimo, chiaramente i musicisti li abbiamo già ringraziati, ma l'ultimo voglio ringraziare il grande Marcello Prati e Massimo Pisani che sta curando la parte dello streaming, per cui questa c'è anche una diretta video, e poi se non ti dispiace a parte mia moglie che è presente la Cervo Musica, mio figlio Giuseppe e Giulia e Serena Cannizzaro che si sono dedicati alla divulgazione del libro. Grazie! Grazie, grazie a voi. Allora io concluso, come vedete, una presentazione del libro fatta in maniera seria ma anche un po' leggera, come vuole che la musica faccia, per svuotare la mente, spiegare gli animi, per stare in maniera diversa un po' insieme. Io vi auguro anche una buona partita più tardi perché giocherà l'Italia, per tutti i tifosi, Forza Italia, e vi lascio in compagnia di questi grandi stupendi musicisti che ci regalano una cover dei dal titolo Infinity Noi. Signore e signori, una buona notte, buona partita. Sì, sì. Perché insegni di noi, la musica è infinita, la musica è quella che ci ha fatto ritrovare, è la musica di amicizia. Come per me Angelo Francesco. Una piccola cosa, voglio ringraziare il mio compagno per questo giorno, Aurelio, di Prodotto dell'Austria, apposta. Mino Malleni. Mino Malleni, che è io ormai non lo conosco più perché sono Lucio, 30 kg in meno. 30 kg in meno. Ce l'ho messa anche ormai con Ceratana. Eccolo là. Siete ecco, ragazzi, la siete vedete. Siete ecco. Va bene, dai. Thank you.
Qua c'è un buon sentivo in diretta. Sta cattivo, come voi, ci sta proprio.